Contatto tolto? Tolto. Contatto? Contatto. Un nuovo allievo. Deve presentarsi alla mensa allievi in fondo alla strada, signore. L'ultima a destra. Va bene, grazie. Quadra! Attenti! Come si chiama lei? Bader, sergente. Cosa crede di essere, signor Bader? Un saltimbanco? Signor, no. È in quel cappello, non vede niente di strano? Non posso vederlo, l'ho in testa. Se lo tolga, allora! Beh? Ho avuto un incidente venendo qui, sono caduto dalla motocicletta. Senti, senti, è caduto dalla motocicletta. E come conta di pilotare un apparecchio, allora? Conto che me lo insegnino. Oh, un altro spiritosone. E dica, come si chiama lei? Sanderson, sergente. Ammetto che non riderà tanto d'ora in avanti, signor Sanderson. Sezione! Passare in riga per quattro! Per quattro! Bianco destro! Destro! Per fino a sinistra! Avanti! Marcia! Mentre Douglas Bader marciava sulla piazza d'armi di Cranwell in quel giorno di settembre del 1928, io marciavo al suo fianco. Due giovani per i quali vivere voleva dire volare. Douglas ebbe il battesimo dell'aria un paio di giorni dopo, col suo primo volo di istruzione con un Avro 504. Fin dall'inizio ne fu entusiasta. Deve rilassarsi, è ancora troppo nervoso. Proviamo un altro giro.
Non lo contrasti, lo guidi con dolcezza. Bisogna imparare a sentirla parecchio. Così va meglio. Comincio a sentire l'aereo, tenente. Mai e poi mai lo chiami un aereo, Bader, è un apparecchio. Signor sì. Ora provi ad atterrare. Signor sì. Lascio a lei i comandi. Coraggio, atterri. È meglio riprovare domani. Lei può non avere alcun valore per la RAF, ma io ne ho. Ha migliorato, tre di fila senza farmi drizzare i capelli. Grazie. Ha fatto 7 ore di doppio comando, ormai potrebbe volare da solo. Se la sente di provare? Certo, tenente. Decolli, faccia un giro sul campo e poi atterri. Starò a guardarla. Bene, tenente. Scassato questo trabicolo, perde benzina da tutte le parti. Ma no, non è niente. Douglas, guarda chi arriva. Sono loro i quattro signori che mi hanno sorpassato sul viale? No. Chi è il proprietario della motocicletta? Io, sergente, allievo pilota Bader. 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 Allievo pilota Bader. È la terza volta che la trovo in contravvenzione. Ed è la terza volta che ci farà avere delle grane. Non ha la luce posteriore. Ce l'avevo, si vede che qualcuno ci si sarà seduto sopra. Non mi vorrà mica multare per questo. O per questo o per guida pericolosa. Adesso, sergente, non esageri, preferisco per la luce. Beh, saranno sempre grane. Porterò l'ingiunzione domattina. Oh, per carità, sergente, non c'è fretta. Lei è un pericolo pubblico sulle strade. Buonasera, sergente. Buonasera. Buonasera. Lei è venuto qui un anno fa dopo un concorso in cui era risultato tra i primi. Da allora, non solo non ha studiato, ma ha passato il suo tempo a trasgredire i regolamenti come se la disciplina fosse un nemico da combattere. E adesso quest'ultima scappata. Beh, sentiamo, cosa ha da dire questa volta? Io credo che sia stata una specie di reazione dopo l'intenso studio per gli esami. Oh, e la interesseranno i risultati ottenuti, suppongo. Signor sì. Su 21 esaminandi lei è risultato 19. Oh. Riesce bene nel volo ed è bravo negli sport. Ho l'impressione che lo creda sufficiente, non lo è. O cambia del tutto registro o la caccio via. Noi non vogliamo dei ragazzini nella RAF, Bader, ma degli uomini. Può andare? Sì, sì. A quanti punti è Bader? A 102. Peccato che sia il suo ultimo tiro. Se fa ancora 4 punti ci battete.
Bravo, bel tiro. Magnifico gioco, Doc. Grazie, John. Ci sono fuori le destinazioni. Cos'è? Siamo insieme? Sì, tutte e due a Kenley. 20ª squadriglia. Congratulazioni, sottotenente Bader. Altrettanto, signore. Bravissimo, Bader. Bel gioco. Grazie, generale. Andate tutte e due a Kenley, eh? Si vede che vogliono mettere sotto sopra una sola squadriglia. La tireremo un po' su. Attenti! Alza bandiera! Sanderson, comandi. Sei tu che mezz'ora fa ho visto precipitare in vite? Ma sì, ero io. In realtà non sono precipitato, ne sono solo uscito fuori più in basso, ecco tutto. Questi apparecchi sono un po' diversi dai Gamecocks. Non lo rifare così a bassa quota. Sì, comandante. E questo vale per tutti, niente acrobazia a bassa quota. Che pericolo c'è se uno sta infatto su? Due piloti si sono uccisi il mese scorso per fare acrobazie basse e sapevano il fatto loro. Fa parte del gioco, è stata iella, ecco tutto. Quando ti ho portato alle gare di Endo con me, sei stato il più imprudente di tutti. I piloti migliori di te si sono ammazzati per non tenere conto delle norme. Ma dico, non vorrei che si ubbidisca sempre a tutti i regolamenti. Sai la mia opinione su certi regolamenti? Sono vangelo per gli sciocchi, ma guida per la gente in gamba. Sì, lo so, lo hai ripetuto spesso. Douglas? Sì? Un pilota davvero bravo non ha bisogno di dimostrarlo ogni momento. Credo di capire. Ci vediamo al ballo stasera? Sì, comandante. Lei corre sempre, ogni volta che la vedo. Perché, scusi, quando mi ha visto correre? Giocando a rugby per gli Harlequins. Ehi, dico, una tifosa. Lei è una vera celebrità. Douglas, quando hai finito di far la corte a Sally, che programma hai per lunedì? Far la corte a Sally, spero. Richardson e io voleremo all'aereo club di Reading. Vieni anche tu? Sì, mettimi in lista. Dove abita lei? A circa una quarantina di miglia da qua. Benone, la accompagno io, andiamo. Non sia sciocco, cosa dirà Johnny? E poi c'è Hilda. Ma le guardie un po' hanno altro da fare che occuparsi di noi. Vado a prendere il mantello. Coraggio, svelta. Io l'aspetto qui. Davvero carina. Oh, comandante. Ti diverti? Sì, molto. Bene, non voglio guastarti la serata, ma parlavo seriamente oggi. Cerca di mettersi in mostra? Hai avuto ragione, me lo meritavo. È pericoloso nel nostro mestiere essere troppo sicuri di sé, ricordatelo. Sì, comandante. Bene, buonanotte. Non sporgerti troppo. Come sarebbe non sporgerti troppo? Parlava di lunedì, non di stasera. Ci devono essere degli ufficiali d'aviazione. Ho sentito che questo sarà il caccia standard della RAF. Mi hanno detto che è velocissimo. Ah, salve, Jones. Sei appena arrivato? Sì, ho atterratore. Conosci questi amici della RAF? Sanderson, Richardson, Padre. Ho ammirato il vostro bulldog. Ah. L'ho visto giocare contro l'esercito. È vero che farà parte della rappresentativa contro la Scozia? Beh, almeno spero. Bene, bene. Un campione in tutto. Rugby, cricket, box, alta acrobazia. Mother è un grande pilota. Harry Day è un grande pilota. Adesso dobbiamo andare. Grazie per il tè. Fate qualche picchiata prima. Oh. Non è possibile, sono diventati severissimi per queste cose. Oh, avanti, Bader, solo un paio. Ha sentito quel che ha detto Sanderson? Ci hanno proibito le acrobazie a bassa quota. Oh. Vieni, Douglas, dobbiamo andare. Spiacente. Fanno i bravi solo quando hanno un pubblico. Thank you.
Chiamate l'ambulanza! Presto! Bisogna tirarlo fuori prima che si incendi l'apparecchio! Correte! Senti, senti! Chiaro che l'ala! Ma dov'è questa ambulanza? Coraggio, Douglas! Coraggio! No, aspetta! Prima di tutto! Attento! Adagio su! Fagli quella cinghia! Un po' di pazienza, Douglas. Ora arriva l'ambulanza. Ma che sciocchezza, lasciami alzare. No, no, resta sdraiato. Joe, non sento più le gambe. Avanti. Che c'è, sorella? Dottor Joyce, potrebbe venire a vedere un giovane ufficiale che hanno portato ora. Ha avuto un tremendo incidente di volo. Ma avrei un appuntamento. Il dottore di servizio l'ha già visto. Dice che c'è pochissima speranza. È tutta questione di tempo. Avverta Taylor che sarò in ritardo. L'ho affermato appena in tempo. È stata una fortuna. E quel poveretto ha bisogno di molta fortuna. Il polso è più forte, la respirazione migliore. È straordinario come non sia morto. Deve essere estremamente robusto. Vediamo la radiografia. La gamba destra, per favore. La sinistra. Salve, ha avuto un piccolo incidente. Non si preoccupi, stia sdraiato e tranquillo. La rimetteremo subito a posto. Non mi dia nessun anestetico, dottore. Non lo sopporto. Non si preoccupi, faremo tutto per il meglio. Si rilasci? Ora respiri con naturalezza. È in condizioni molto gravi? La gamba destra è praticamente staccata, la sinistra schiacciata in brutto modo. Due costole rotte e piccole ferite al volto, ma questo è il meno. Dobbiamo agire in fretta, ha perso una gran quantità di sangue e non abbiamo molto tempo a disposizione. Va bene. Sono venuto appena ho potuto. Lo stanno operando. E sua madre? Le ho telefonato, è nello Yorkshire, sarà qui domani. Che maledetto guaio. Beh, credo che tipi come lui o volano in quel modo o non volano affatto. Ah, sorella, che sta succedendo? È in sala operatoria. Come sta? Gli stanno amputando la gamba destra. Proprio a lui doveva capitare una simile disgrazia. Mi scusi, sorella, c'è la madre del signor Bader. La faccia passare in sala d'aspetto, vengo giù subito. Infermiere, tolga pure la fasciatura. A che ci faccio qua? Oh, è sveglio, eh? Certo che sono sveglio. Dove sono? In ospedale. Ha avuto un incidente. Incidente? È caduto con l'aeroplano. Ah, come si fa ad essere così stupido? Questo è il dottor Joyce, il chirurgo che l'ha operato. Che mi sono rotto? Una gamba? Se le ha rotte tutte e due. Beh, sono cose che capitano cadendo con un apparecchio. Sono desolato, ma sono stato costretto ad amputarle la gamba destra. Mi ha salvato la vita e ho fatto anche troppo. Pronto, sorella. Voglio vedere anche l'altra, come va. Adesso le farà un po' male. Non riesco a ricordare niente. Sono caduto con l'apparecchio. Mi sono rotto le gambe. Oh! Niente, è già tutto fatto. Oh. Bene. A più tardi, figliola. Infermiera, la può rifasciare. Allora, dottore? Credo sia meglio che parli con sua madre. È in sala d'aspetto. Ecco il dottor Joyce, il chirurgo. Sono lo zio di Bader. Ella è la mamma. Signora. Dottore. Sono lieto di dirle che suo figlio ha sopportato benissimo la prima operazione. Prima operazione? Sì, dovrò fargliene un'altra, ho paura. L'altra gamba sta andando in cancrena. Mi dispiace.
ma devo chiederle l'autorizzazione di amputarle. No, no. Ma che alternativa ci sarebbe, dottore? Nessuna, se volete che viva. Ma non può perdere le gambe, non tutte e due. Se lo opero subito, spero di potergli salvare il ginocchio. Ma non può aspettare almeno un poco? Temo di no. Se non c'è altro da fare, cara. Se lo opera, è sicuro di poterlo salvare? Non posso esserlo, è molto grave. Ma vorrei tentare. Va bene. Adesso, se vuole scusarmi. Siamo nelle sue mani. Sì, capisco. Il dottor Joyce farà tutto quel che è possibile. Ho paura che Douglas non mi perdonerà mai. Ma non posso lasciarlo morire, vero? No, cara. Sapendo qual era il pericolo che lo minacciava, il dottor Joyce eseguì la seconda operazione senza perdere un istante e riportarono Bader nella sua camera. Ogni 10 minuti, giorno e notte, gli controllarono il polso. Si sentiva, ma appena appena. Douglas era come un uomo aggrappato all'orlo di un precipizio con la punta delle dita. Adesso si trattava di sapere se avrebbe trovato la forza di sopportare le terribili sofferenze che si sarebbero abbattute su di lui una volta passato l'effetto dell'anestesia. Non possiamo dargli dell'altra morfina. Ha avuto quella che è prudente dargli e sembra non fargli alcun effetto. Con tutta la forza del suo animo, lottò per 2 giorni e 2 notti. Ma non c'era alcun sollievo, alcuna difesa, finché il suo fisico non poté più resistere. Poi venne la mattina in cui il dolore sembrò placarsi. Una grande pace scese in lui, ma era la vita che lo stava abbandonando. C'è un ragazzo che sta morendo qui. Morendo. La vedremo. E in quello stesso momento le sofferenze ricominciarono. La signora Williams può tornare a casa domani. Benissimo, dottore. Come sta Bader, sorella? Il polso è più sostenuto, mi sembra che stia un po' meglio. Ma soffre terribilmente. Va bene, diamogli un'occhiata. Sembra che la morfina cominci a dare qualche risultato. Credo che finirà col cavarsela. Questo farà piacere a qualcuna delle sue infermiere. Ho notato che sono in gran pena per lui. Sa come sono le giovani infermiere, dottore. Poi è anche simpatico. Non mi meraviglia che ne siano tutte un po' innamorate. Oh. Ah, c'è di nuovo vita nel paziente. Come va il suo polso, sorella? Ora per ora, durante 4 interminabili giorni... le devote infermiere lottarono per salvargli la vita. Ed alla fine vinsero. Aveva chiesto di me, dottore? Sì, grazie. Come sta? È sveglio e ritengo che oggi lo possa vedere. Ha fatto un notevole miglioramento. Che tipo d'uomo è? Che cosa lo interessa nella vita? Il volo, lo sport e praticamente nient'altro. Lo temevo. Vede, dottore, è sempre stato il primo in queste cose. Ha una specie di dinamo dentro di sé che lo fa esagerare qualche volta. Non vuole essere secondo a nessuno. Ora dovrà rassegnarsi, purtroppo. Per Douglas sarebbe la fine. Ha sempre avuto questo istinto di, come dire, di primeggiare. È più forte di lui, creda. Mi chiedo come la prenderà quando scoprirà che ha perso tutte e due le gambe. Come? Non lo sa ancora? No, cercavamo il modo migliore per dirglielo. Ma bisogna evitare che se ne accorga da solo. Se vuole che glielo dica io. Grazie. Per questo l'ho pregata di venire. È solo in questo momento. Mm.
Ciao, John. Ciao, Douglas. Ti trovo bene. I colleghi ti mandano i loro saluti. Grazie, vecchio mio. Ricambiali a tutti. Sì, certo. Sai, sono venuto per dirti addio. Cosa? Sono stato trasferito nel Medio Oriente. Oh. Ti invidio. Vorrei poter venire con te. Oh! Ti dà molta noia? La sinistra mi fa un male del diavolo. I primi giorni per forza fa male. Vorrei che me la tagliassero come hanno fatto con la destra. Quella non mi dà più alcuna noia. Vorresti davvero che te la tagliassero? Non me ne importerebbe purché la finissa di farmi male. Purtroppo te l'hanno già tagliata. Perché mi fa tanto male allora? Qualcuno te lo doveva pur dire. Naturale. Grazie di essere stato tu. È un po' difficile. Non. Oh. Eppure fa male. Domani tornerò a trovarti, Douglas. Gliel'ho detto. Come l'ha presa? Ha cercato di farsi forza, ma è stato un brutto colpo. È meglio che vada da lui. Sì, io devo rientrare. Grazie della sua collaborazione. Buonasera. Buonasera. Ha dovuto amputarmi anche l'altra, eh? Sì, ne sono desolato. Dovrà adattarsi a due gambe artificiali. Ne fanno di ottime oggigiorno. Cerchi di abituarsi all'idea. Non tutto il male, viene per nuocere. Comprerò delle gambe più lunghe. Desideravo essere più alto. Bres! Coraggio, un po' di sveltezza. Sally sarà qui a momenti. Perché è così eccitato? Ne sono innamorato. Ah, non dica sciocchezze, se la conosce appena. Cosa? La seconda sera che l'ho vista l'ho scarrozzata per 40 miglia. E sa com'è, con una panne a ogni miglio. Vergogna. Comunque è innamorata di me. Davvero? Gioca l'eroina che consola il guerriero ferito, ma scommetto che non dura. Lei è un'orribile vecchia cinica. Sono pratica. Non mi dica che vuole sposarla. Se mai mi sposerò sarà con una che avrò conosciuto per la prima volta come sono ora. O così o niente. E per Diana, se nessuno mi vorrà, tornerò qui e sposerò lei. Io non la sposerei neanche se fosse l'unico uomo al mondo. Lo credo, morrebbe nella mischia. C'è nessuno in casa? Every day, Don, Tommy, venite, ma che bella sorpresa. Come va, vecchio mio? Grazie. Bene, il nostro malato. Oh, bene, per sciroppate, la mia passione. Conoscete Bress, vero? L'unica donna della mia vita. Buonasera. Ciao, Sally. Ciao, caro. Buongiorno, Sally. Come andiamo? Bene, grazie. Oh, non sapevo che ci fosse una festa. Neanch'io, ma non è una cattiva idea. Don, carica il grammofono. Subito. Bress, te per 5. Dove crede di essere, al caffè? Sì, svelta. Sally. Posso avere il piacere di questo ballo? Volentieri. Facciamo un giro di valzer per il giardino, Harry. Non ho fatto la mia passeggiata oggi. Volentieri, ti spingerò. Ho sentito che ci sarà una commissione d'inchiesta. Sì, ti interrogeranno appena il dottore lo permetterà. Ah, scopriranno che è stata colpa mia. Non hai alcuna ragione di preoccuparti. Sono stati tutti così comprensivi che va a finire che verranno a darti una medaglia. Credi davvero che non mi cacceranno? No, al massimo ti passeranno nei servizi. Ti promuoveranno e ti daranno un lavoro d'ufficio. Non ci resisterei. Inchiodata a una scrivania. Preferirei morire.
Ascolta, Douglas. Io voglio tornare a volare, non lo capisci che devo volare? Va bene, adesso non ti arrabbiare. Chi ha detto che non volerai? Guarda Fred West, ha perso una gamba nella Grande Guerra. L'ho visto volare da solo ieri a Wittering. Aspetta, aspetta che abbia le mie gambe di latta e ti farò vedere. A casa, Battista. Lasci alzare da solo. Su, non facci il bambino, non sia ostinata. La avanti. Prego, Bress. Devo riuscirci da solo. Da quanto tempo stava facendo queste stupidaggini? Neanche da una mezz'ora. Non mi sono fatto niente. È peggio di un bambino di un anno. Quante volte è caduto? Ah, non lo so, una mezza dozzina. Le sta bene? Imparerà a aver tanta fretta. E questa maledetta gamba di legno mi fa un male del diavolo. Gli daremo un'occhiata quando rientriamo. Non può pretendere che sia perfetta in 3 giorni, eh? Ci vuole un po' di pazienza. Sarà abbastanza coperto? Il vento è fresco. Ah, sto bene. Su, si metta questa. Ho una notizia per lei. Ne ho avute anche troppe di notizie oggi, grazie tante. Mi ha scritto Sally. Cos'è successo? Se proprio lo vuol sapere, mi ha piantato. Cosa? Beh, non me lo dice, ma si capisce. Sua madre la porta in Sudafrica per 3 mesi. Per una vacanza? Oh, per carità, non faccia l'ingenua. Lei sa benissimo qual è il suo scopo. Non ha alcuna voglia che sua figlia si leghi a un relitto come me, stia sicura. E ha ragione. Credo che per lei sia molto meglio così. Grazie. Ha saputo di Johnson, è caduto ed è morto sul colpo, fortunato lui. Come osa dire queste cose? Perché no? È fortunato, è morto. Avrei preferito morire che restare così. Mi ascolti bene. Lei è vivo e continuerà a vivere. Può vedere, sentire, parlare. E fra non molto potrà anche camminare. E dimentica una cosa. Tante persone le hanno dedicato gran parte del loro tempo. Hanno lavorato, hanno lottato, hanno pregato per lei. E tutto quello che sta a dire è che vorrebbe essere morto. Si dovrebbe vergognare. Ecco. Dov'è quell'opuscolo? Non crede che esagerino un po'? Si può davvero camminare con queste gambe? Sì, certo. E ora vuol sentire la mia notizia? Uh-huh. Le interesserebbe sapere che la commissione d'inchiesta ha deciso che non siano presi provvedimenti contro di lei? Cosa? Me lo ha telefonato il tenente Day e ha detto di dirle che è felice. E lo sono anch'io. Allora non mi possono buttar fuori? Naturale che non possono. E se sono ancora nella raffa non possono impedirmi di volare, no? Sarà un po' difficile. Grazie, Bress. Non farò più certi discorsi, sa? Tra qualche giorno me ne andrò. Sentirò molto la sua mancanza. Davvero? Coraggio, Bress. Facciamo un giretto. Io ho da lavorare. Non posso stare tutto il giorno a portare a spasso lei. Lasci perdere il lavoro. Andiamo. Il signor Bader sarà qui a momenti. È andato a fare una passeggiata. Una passeggiata? Accidenti. E questo è l'importante, vero? Credo che sia ora di ritornare. Sì. Non so cosa diavolo farò senza di lei. Oh, farà come al solito, esattamente quello che vuole. C'è la macchina. Ah, un momento solo. Probabilmente non avrò più occasione di ringraziarla. Non è necessario. Lei mi ha salvato la vita, questo lo sa, vero?
Sciocchezze. Oh, no, è così. Gli altri mi hanno tagliato, lei mi ha rimesso in sesto. Bene. Abbiamo combattuto insieme la nostra battaglia. E abbiamo vinto, vero? Sì, certo. Cara Bress. Ho un altro paziente che arriva oggi e la sua stanza è in disordine. Un altro paziente? Fortunato. Andiamo. Sì. Faccia attenzione a questi dischi. Mi raccomando. Sì, signora, stia tranquilla. Stanno arrivando, sorella. Svelto, giovanotto, sta facendo aspettare l'aviazione. Ah, aspetti. Dove sono finiti i miei dischi? Sono qui, tenente. Bene. Ah, arriviamo in tempo. Non si spaventi, siamo venuti solo per salutarla. Non potevamo fare a meno di dirle addio, tenente. Ne sono commosso, Miss Thornhill, ma non è un vero addio. Fra un paio di settimane tornerò con le mie gambe e faremo una gran festa. Sarà magnifico. Su, coraggio, ora deve andare. Vado. Beh, arrivederla, dottore. E grazie per quel che ha fatto. Ora dovrà riadattarsi al mondo esterno. Ha tutti i numeri per riuscire. Addio e buona fortuna. Grazie. Sorella, sono lieto di non poterle dare la mano. Buona fortuna. Grazie. Ora lei, sorella. Arrivederci e sia prudente. Non dubiti. E ora lei, tocca a lei. Oh, permette che continui? Miss Nichols, venga qui, non si vergogni. Però, che giornata oggi. Bress. Arrivederci. Auguri. Grazie, caporale. Pronti per il decollo? Signor sì. Bene. Andiamo. Arrivederci, signore. E non fatevi baciare da nessun altro paziente, mi raccomando. Arrivederci, arrivederci. Sicuro, arrivederci. Rodone, pronto, signore. Ho sballato di nuovo. Con questo sono 52.000 sterline. Giochi, Douglas. Con due trapponi come voi, neanche per sogno. Vuoi chiudere la finestra? Sembra di essere in fanteria. Facciamo una corsa con la tua Bentley. Sono stufo di star qui fermo. Se in tre non facciamo un autista completo. E poi è vietato dal regolamento. Ha ragione di più per andare. Se sei nervoso, guiderò io. Signori, l'autista è a disposizione. Andiamo. Coraggio, Pilei, ti aspetta a decollare. Speriamo che non ci veda la direttrice. Se ci vede, ci toccherà darci la gamba. E ti sembra facile? Coraggio, un po' più allegro, mi sembra di seguire un funerale. Lascia provare me. Senti, se devono di nuovo rompermi il braccio, preferisco che lo faccia un chirurgo. Userò la gamba di legno sulla frizione e l'acceleratore a mano. Tu, levati. Possiamo fidarci, Vic? Beh, frattura più, frattura meno. Va bene. C'è male, Douglas, ma come farai a frenare? Ci penseremo quando sarà il momento. Tenetevi! Comincio davvero a sentirla in pugno. Sì, ma come farai a frenare? Frenare? Non si può avere tutto. Aspetta, Douglas! Hanno mai detto, Marco? E perché protesta? L'ho schivato. Continua a fare così, d'accordo? Bene, pronti per il decollo? Contatto. Contatto. Via i tacchi.
te! No, lascia perdere il tè, ci stiamo divertendo. Tu può darsi, ma noi no. Già, coraggio, fermati. Beh, siamo ancora vivi. Dammi il bastone. Grazie. Dove ci sediamo? Ah, là in fondo. Poveretto. Ci vuole un tè dopo questa corsa alla morte. Tre tè, per favore. Latte o limone? Latte. Forse un po' troppo riservata, ma molto carina. Ce ne saranno altre come lei. Ma sicuro. Ehi, che razza di posto è questo? Non è finito il tuo turno. Servo ancora quei tre ragazzi laggiù. Vuoi che ti aiuti? No, grazie, non ce n'è bisogno. Ero preoccupato per Paddy perché era la prima volta per lui. Mentre cabrava notai che si avvicinava in un modo pericoloso. Allora io con il mio apparecchio feci... Ha sfasciato l'apparecchio? È una mia abitudine. Se toglie il suo aeroplano dal tavolo potrò posare il vassoio. Oh, scusi. Vi dispiace se vi lascio il conto? Vado via ora. No, prego, lo lasci pure. Senta, lo faccia anche lei. Porterà bene a tutti e due. Chissà se ha una sorella. Non sperarci. Quello è tipo d'averci un fratello alto 2 metri. Ehi, ha lasciato la matita. Gliela riporto io. Non perde un'occasione. Vigliacco. Versate il tè, ritorno subito. Ci pensi tu? Ah, no, è vero. Ha dimenticato la matita. Oh, grazie. Ma di niente. Com'è andata, Douglas? Un giorno o l'altro le chiederò di uscire con me. Perché non glielo dici ora? Sì, coraggio, fatti sotto. Oh, non so. Non credo ne abbia voglia. Aspettate che abbia un paio di gambe. Porti l'altra gamba del signor Bader, per favore. Sì, signore. Appoggi bene il piede a terra. Coraggio, cerchiamo di sbrigarci. Devo andare a un ballo stasera. Benone, ora provi a stare sulla gamba. Va bene, mi dà le gruce, per favore. Grazie. Perfetto. Meglio che con la gamba di legno. Bene. Provi a fare un passo. Certo. Ecco qua. Sì. Deve alzare un po' di più la gamba per non urtare col tallone. Capito. Così? Benissimo. Ora vediamo la gamba destra. Ah, grazie. Tenga. Coraggio, Walker. Gliela metto a posto. Subito, signore. Non mi aspettavo questa bardatura, signor De Suter. Ci vuole pazienza. Si sentirà un po' un peso morto in principio, ma rammenti che la sua gamba destra è molto debole dopo 6 mesi di ozio. Lei ha bisogno di molto sostegno. Ah, giusto. Mi dia quelle gruce. Lasci stare le gruce. Provi ad alzarsi senza. Vabbè. Ecco. Ora facciamo 2 passi. Oh. Santo cielo, è impossibile. Dicono tutti così la prima volta. Credevo di uscire di qua camminando e di correre fra una settimana. Senta, signor Bader, è meglio che non si faccia illusioni. Non camminerà mai senza bastone. Al diavolo, non voglio nessun bastone. Mi sono mutilato come lei, ne ha mai fatto a meno, mio caro amico. E questo che vuol dire? Va bene. Provi a fare un passo. Ma come faccio? È impossibile. Getti la gamba destra in avanti. Come se schioccasse una frusta. Benissimo. Ora l'altra. Mio Dio, non posso muovermi. No, non si spaventi. Vede, non ha più i muscoli del piede o della caviglia per spingerla in avanti come una volta. Quindi impari a farne a meno. Fatemi spostare di qua. Okay.
Reggetemi, voglio riprovare. Ora indietro. Spingetemi più forte a destra. Di nuovo. Così va meglio, grazie. Si riposi un po'. Non ci riuscirò mai. Sì, ce la farà, ma ci vuole un po' di tempo. Vedrà cosa potrà fare fra 6 mesi. 6 mesi? Vede, il bastone le sarebbe molto utile. Niente bastone, non per me, mai. Avanti voi due, proviamo ancora. Faccia i passi più corti, signore, sì. Sarà più facile. Non è ancora stanco, signore. È stata una buona idea togliere quel centimetro. Ah. Per oggi basta. Sarà ora che torni in ospedale. No, davvero. Non ci torno se non faccio qualche passo da solo. Provi, se crede di riuscirci. Lasciatemi stare. State indietro, eh? Voglio farcela da solo. Adesso se lo può far fritto il suo bastone. Lei è stato bravissimo. Me le porto in ospedale per esercitarmi? Beh, è meglio che torni qui a fare un altro po' di esercizio. Ma a Uspridge si aspettano che torni con i miei piedi. Mi sono portato un paio di calzini. Ne avrà presto le sue gambe, non tema. Venga, adesso le prepariamo una tazza di tè. Sono già in ritardo. Va bene, ci vediamo giovedì. Ciao, arrivederci. Arrivederci, cara. Oh, l'infermiera. Ah, già. Ciao. Ciao. Salve. Salve. Era il suo fidanzato? No, mio fratello. Lei non esce mai la sera? Qualche volta. Ah. Che ne direbbe di uscire con me? Ma io non la conosco. Ma neanche io non la conosco, ma facciamo l'esperimento. Avanti, sia buona. Quando avrò le mie gambe mi occorrerà una ragazza per ballare. Non so neanche come si chiama. Douglas Bader. E io Thelma Edwell. Vuol sedersi? Oh, mi sembra il caso, sai. Non c'è nessuno. Va bene. Desidera del tè? Grazie. Latte o limone? Oh. Lei sarà un paio di centimetri più basso. Per fortuna la mia nuova ragazza non è molto alta. Se un giorno la cambiasse, torni qua. Lo faremo più alto. È sempre piuttosto difficile. Ma meno di 3 settimane fa. Naturale. Lei fa dei progressi fantastici. State lontani. Ci riprovo da solo. Ah.
come diavolo ci si volta? Le ci vorrà molto esercizio. Girarsi è la cosa più difficile. Adesso lo vedremo. Allora, sono tutte sue. Ha ritrovato le gambe. Un po' presto per lasciargliele, forse, ma farebbe una tragedia se non gliele dessi. Vuole che gliele incarti? Neanche per scherzo, ci devo uscire. Adesso mi vesto. Così mi sento un altro uomo. È un altro. Signor Walker, questa può riporla in soffitta. Non vuole un bastone? Almeno i primi tempi. No, grazie. Voglio continuare come ho cominciato. Badi, non pretenda troppo per un po'. Ha già fatto enormi progressi. Lo devo a lei, dottore. C'è la macchina, signore. Grazie. Arrivederci. Guardate, senza mani! È oggi il gran giorno? Dillo forte. Douglas, non sarebbe meglio che ti cambiassi i calzini? Cominciano a farsi notare. Perché? Non mi sono mai tolto le scarpe. E che fai, mandi le gambe in lavanderia? Ciao, John. Come va la gamba? Mi hanno detto che resterà rigida. E fatela tagliare. Guarda la mia, che bella. Oh, ecco la macchina. Su. Pronto, tenente. Bene. Grazie. Sì, prudente. Teste di latta non ne fabbricano. Conservati quella di legno. Arrivederci. Dille che l'amo. Ah, non ci sperare. Accidenti, a momenti decolla. È l'unica cosa che non farà, che non può più fare. Salve. Porterò subito il tè. Lo abbiamo già avuto. Oh, mi scusi. Sta benissimo. È buffo, stavo per dirle lo stesso. Grazie. Io conosco... conosco un posticino per cenare. Vogliamo andarci per festeggiare? Festeggiare? Oh, con piacere. A che ora finisce? Alle 6. Verrò a prenderla. Grazie. Lei parla della cena e io non ho ancora avuto il mio tè. Adesso arriverà. Lasci una buona mancia. Poi andai a Cranwell, imparai a volare e poi ricordo di aver conosciuto lei. Oh, il resto sono sciocchezze. Dobbiamo rivederci presto a Londra, potrebbe? Sì, con piacere. Non resterò ancora molto qui. Mi dimetteranno adesso che posso muovermi. Andrò a Kelly la prossima settimana, per qualche giorno. Alla 20ª squadriglia? Come fa a saperlo? Mio padre ha comandato uno stormo e ho 3 cugini nella RAF. So di lei più di quanto non creda. Dovrò essere più cauto, allora. Perché non me l'ha detto prima? Non me ne ha lasciato il tempo. È vero, parlo troppo. Cosa ci fai in quel ristorante? Oh, ha aperto una mia amica e io le ho dato una mano. Venerdì me ne vado. Mi dispiace, era divertente. Crede sia una buona idea tornare a Kelly. L'ambiente non la deprimerà. E perché? Io appartengo alla RAF, intendo restarci e volare. Credevo che ne avessi avuto abbastanza. Oh, no, davvero. Ho avuto il mio incidente. Non si ripeterà. E poi ormai non ho altre gambe da perdere. Buon per lei. Vuol fare un giro? Oh, sì, certo, se le fa piacere. Venga. Non sapevo che potessi anche ballare. Io ritengo di sì. Se cammino da solo, camminerò anche appoggiato a lei. Se inciampo, la abbraccerò. Thank you.
Andiamo benissimo. Oh. Oh. Cosa succede? Mi è montato su un piede. Mi scusi tanto. Non è niente. Venga, questo non ce la faccio. Sa che queste gambe sono fantastiche. Quando stavo sul suo piede non ho sentito niente. Era un bel pezzo che non ballavo. Mi sono davvero divertito stasera. È stato un compagno affascinante. È il più bel complimento che io abbia mai avuto. Mi auguri buona fortuna, Kenny. È importante, vero? Volare. Non c'è niente di più importante. Avanti. Ah, salve, Betts, come va? Sono lieto di rivederla, signore. Avevo scommesso che sarebbe riapparso camminando. E avevo ragione. Proprio così, Betts. Dov'è la mia roba? È tutta qui, signore, come lei l'ha lasciata. Bene. Come mai tanta quiete? Quasi tutta la squadriglia è fuori per esercitazione. Salve, Harry. Ciao, vecchio. Lieto di rivederti. Mi scusi, disferò dopo le sue valigie. Grazie, Betts. Beh, da un'occhiata, bello mio. L'ultimo strillo. Ginocchia mobili, peli, duroni, tutto. Magnifico. Sono state delle ottime scarpe. Le darò a qualche ragazzo. Ah, questo voglio adoperarlo ancora. So che se passi alla visita medica andrai per un controllo al centro di addestramento. Passerò. Senti, c'è sempre un avro qui, vero? Sì. E che vuoi fare? Solo un po' di doppio comando, mi contenterei. Mi spiace, è contro i regolamenti. Regolamenti? Sono scritti per essere ubbiditi dai pazzi e servir di guida ai saggi. Ricordi? Che impressione ti fa? Magnifica. Tutto a posto? Tutto a posto. Accidenti. Che ti succede? Mi è preso una specie di crampo ai polsi. Troppo lavoro d'ufficio. Prendi tu i comandi. Grazie, Harry. Agguantati, eh. Hai decollato benissimo. E ci ritrovo proprio come prima. Niente acrobazie ora. Che cosa? Ho detto niente acrobazie. Scusami, non ti sento. Mi piace che debba attendere tanto, ma non ci vorrà molto. Non fa niente. Vale la pena di aspettare. Che impressione le ha fatto tornare a scuola di volo? Mi ha divertito. Ha saputo più niente della mia visita medica. Il rapporto deve essere dal colonnello. Spero che mi rimandino alla mia vecchia squadriglia. Sottotenente Bader. Comandi. Il colonnello Hargrave la sta aspettando. Grazie. Auguri. Oh, buongiorno, Bader. Buongiorno, colonnello. Si siede, grazie. Spiacente di averla fatta attendere tanto. Oh, prego, immagino che il rapporto del centro di addestramento mi sia favorevole. Oh, molto. Il suo istruttore dichiara che ne sa più di lui in fatto di volo e che è stato lui ad imparare qualcosa. Sfortunatamente non possiamo dichiararla abile al volo perché il regolamento non contempla il suo caso. Lo so che non lo contempla, colonnello. Per questo sono stato mandato al centro, perché mi esaminassero. Non è una mia decisione, sa. Speravano che non ci riuscissi? A me dispiace sinceramente che sia finita così. Resterò a terra per sempre. Ho paura di sì. Ci deve essere qualche alternativa. Potrebbe passare nella riserva, lasciare il servizio per motivi di salute. Sì, e vendere lacci da scarpe per le strade? Siamo a questo punto. Avrebbe la sua liquidazione e senza dubbio la pensione di grande invalido.
questo dice più o meno tutto. Non c'è alcun bisogno che decida così sull'istante. Ci rifletta bene, dopotutto io grazie, penso... colonnello. Mi hanno scartato. È finita. Cos'è successo? Il libro non contempla il caso che gente come me voli. Ecco. Vuol dire che non potrai più volare? Sì. Puoi sempre far carriera nei servizi. No, non voglio. Non voglio un lavoro a terra. Se non posso volare, vado via. Ma ci sono altre cose oltre il volo. Per esempio? Noi. Non direi di essere un buon partito. Niente soldi, né gambe, né lavoro. Questo lo supereremo. Ce la metteremo tutta. Caro signore. Ma non mi ha ancora dettato l'indirizzo, signor Butler. Cosa? Ah, ufficio di Melbourne, caro signore. No, non si può fumare, signor Butler. Caro signore, rispondo alla vostra... No, cancelli tutto. Butler. Sì? Questa lettera che ha scritto stamane è un po' troppo brusca. Mi scusi, cos'è che non va? È scritta come un telegramma. Bisogna usare delle formule più gentili, come noi suggeriremmo, oppure ovviamente avrete considerato... Mi hanno insegnato a scrivere le lettere in modo che si capisca quel che si dice. Qui dovrà abituarsi ad un altro sistema. Bene. Dove eravamo? Caro signore. Rispondo alla vostra comunicazione del... Ci pregiamo rispondere. Così è gentile. Ci pregiamo rispondere alla vostra comunicazione del 18 ultimo scorso. La noia del nuovo lavoro gli faceva sembrare ogni giorno più lungo di un mese. Era prigioniero delle sue gambe e lui non era mai stato un prigioniero rassegnato. Poi una domenica scoprì quello di cui aveva bisogno. Una nuova sfida da raccogliere. Bel colpo, Adrian. Bravo. Sei avanti di buoni 20 metri. Ci accompagnate per un paio di buche? No, grazie, vecchio mio. Preferisco restar qui a bighellonare, vero, cara? Come vuoi. Fa una cosa, lasciami un bastone e una palla. Subito, dammi un bastone. Ecco, signore. Con questo taglierai più erba che con una falce. Palla. Su, vieni, chiacchierone. Palla, palla. Ah, già. Grazie. Credi di farcela? Sicuro. Non può essere così difficile. Oh, sta attento, Douglas. Dunque, vediamo un po'. Oh, oh Douglas! Però la posizione della testa era giusta. Non preoccuparti, cara, non mi sono fatto male. Il terreno è talmente soffice... Scusa, sta un po' indietro. Oh, l'ho colpita. Hai visto, cara? L'ho colpita in pieno questa volta. Spero che sarai soddisfatto. Mica tanto ancora. Non ti vuoi mai arrendere? Non ad una sporca palla da golf. No, caro, andiamo. Vieni a sederti, riposati. Va bene. Vedi, questo è un gioco che potrai giocare alla pari con gli altri, senza vantaggi. Mi piace che ti prenda cura di me. Qualcuno deve farlo. Devi poter lavorare lunedì. Per guadagnare 200 sterline all'anno? Meno 2 sterline per il conto di ieri e 5 sabato scorso. Me ne restano 193, più di quanto guadagna tanta gente. Sì, lo so. Non credo che bevano champagne, però. Il guaio con te è che ragioni. Ho paura di sì, scusami. Oh, non importa, non ti cambierei. Senti, Thelma, noi due dovremmo pensare a sposarci. Ecco quello che mi piace in te. Sei così ardente, appassionato. Cara, scusami, ma che altro si deve dire? Ma tu... Da come vanno le cose non guadagnerò di più per anni, quindi tanto vale fare il gran salto. È la più romantica dichiarazione che una fanciulla abbia mai avuto. Allora siamo d'accordo. Do un altro paio di colpi a quella palla.
Scusa, cara. Né arco né sciabole né scorta d'onore. È stato così veloce che non mi sembra vero. No, non credevi che mi sarei rassegnata, eh? Ti accontenterai davvero della pipa della tua poltrona? Sì, tira fuori le vecchie pantofole, comincia una nuova vita. Thelma sapeva che Douglas nel golf, come in tutto, avrebbe prodigato le sue forze oltre il limite ragionevole. Ma sapeva anche perché, non potendo più volare, voleva lottare. E lottava per 18, perfino 36 buche in un giorno. E batteva i suoi avversari. Ormai la vita per Douglas aveva raggiunto una specie di compromesso. E avrebbe potuto continuare così per sempre se un giorno del 1939... Spacchi il secondo, sei impaziente? Vieni, ti porto subito dal campo. Hai avuto difficoltà? No, ha detto che sarebbe stato felicissimo di rivederti. Questa è davvero una fortuna, Johnny. Hai messo una buona parola? Naturale, non so perché. Ma bada, siamo a corto di apparecchi. E con questo? Se ben ricordo, ne hai scassati più di uno. Ma sono cambiato. Anche gli apparecchi. Si ricorda di Bader, generale? Se me ne ricordo? Per poco non vi cacciavo tutte e due dall'Accademia. Auguri, Douglas. Generale, felice di rivederla. La ringrazio di avermi ricevuto subito. No, di niente. Mi interesso sempre ai miei ex allievi. Sanderson mi dice che lei vuole un incarico. Cosa le piacerebbe fare? Sentiamo. Volare, logico. Ah, ma io mi occupo solo dei servizi, mi spiace. No, non è roba per me. Io sono un esperto pilota. Sì, ma date le circostanze. Scusi, generale. È molto difficile spiegarle, ma devo tornare a volare. Lo devo assolutamente. E lei è il solo che possa aiutarmi. Devo volare. Le chiedo scusa, ma non posso rinunciarci. Sa cosa farò, Bader? Le darò un biglietto per la commissione medica. Permesso? Permesso. Black! Comandi! Dove posso comprarmi uno Spitfire? Sei divertito? Ho riflettuto sulla tua idea, l'attacco in formazione. Sono d'accordo con te. Ne ero sicuro. Perché non lo adottiamo d'ora in poi? Perché per prima cosa non è nel manuale. Al diavolo il manuale, siamo in guerra, no? Senti, Douglas, nessuno sa ancora se il manuale ha ragione o meno. I nostri colleghi dell'altra guerra lo sapevano, forse? Mi basta, e ricorda le mie parole. Quando faremo sul serio sarà la loro tattica quella efficace. Forse hai ragione. Ne sono certo. Andiamo a far colazione. Comunque, fra poco sperimenterai tu stesso le tue teorie. Che vuoi dire? Mermagen ti ha chiesto come capo sezione. Lo so, ma che dice il comando? È d'accordo. Cosa? Ah, allora potrò rimanere a Duxford. Ehi, ma che diavolo succede? Sì, Betty, che cosa c'è? Ci siamo. Cosa ci siamo? La guerra si avvicina. Hitler ha invaso la Francia e i Paesi Bassi. Ora potremo fare sul serio. Signore, signore, siamo in allarme, la squadriglia decolla alle 4. Va bene, grazie. Che ore sono? Le 3, signore. Ah, grazie. Douglas, mettiti le gambe. Che succede? Le nostre due squadriglie vanno a Dunkirk, si parla di evacuazione. Evacuazione? Ci siamo allora. Auguri. Auguri, Johnny. Mi sbrigo subito. Bene. Thank you.
Hai avuto fortuna? Nessuna, tu hai combinato niente? Sì, ho fregato un 109 a sud di Dunkerque. Bene. L'ho preso sulla coda, gliel'ho staccata netta. Ti ho visto, me l'hai proprio soffiato di sotto il naso. Sono rientrati tutti? I nostri sì, ma manca il comandante dell'altra squadriglia. Cosa, Johnny Sanders? Io ho visto uno Spitfire precipitare, ne sono certo. E cos'è successo? Ero molto lontano, non ho visto come è finita. Povero Johnny. Probabilmente riapparirà con qualche barca che viene da Dunkerque. Ho dato una buona sventagliata a un 109, ho visto volare via dei pezzi. Vorrei dichiararlo probabile. Visto l'ottimo lavoro come caposezione di Mermagen, le affiderò una squadriglia, la 101. Sì, grazie, generale. Non mi sembra soddisfatto. Che le succede? Generale, ho scassato uno Spitfire ieri sera, ho sbagliato l'atterraggio. Temo che non l'abbia ancora saputo. Beh, è fortunato. La sua squadriglia è di Eric Cannes. Adesso mi ascolti. I suoi piloti sono canadesi e sono stati molto provati in Francia. Sono un po' stanchi, specialmente della disciplina. Hanno bisogno di un buon capo. Ritengo che lei sia l'uomo adatto. Capisco, generale. Farò il possibile. Bene. E auguri per il suo primo comando. Avremo presto bisogno di ogni caccia disponibile. La Luftwaffe si sta radunando sulla manica. Ehi, ragazzi, venite. Tenetevi forte, c'è il nuovo comandante. Ah, è arrivato, eh? Sarà qua dentro fra un istante. E com'è, l'hai visto? Tenetevi ancora più forte, non ha gambe. Cosa vuoi dire, non ha gambe? Voglio dire che non le ha. Va in giro su delle gambe fitte. Benone, così ora ci porteremo dietro un passeggero. Chi ha il comando qui? Chi è il più anziano? Chi è il responsabile? Credo di essere io. Come si chiama? Turner. Turner come? Signore. Mettili in moto. Andiamo, andiamo, muoviti! Niente male. Dico sul serio. Peter, voglio tutti i piloti nel mio ufficio, fra un'ora. Signor, sì. Non è affatto elegante andare in giro come tanti meccanici che non si sono tolti il grasso dalle mani. Una buona squadriglia è una squadriglia elegante e la nostra deve essere buona. Mai visto gente più sporca. E un'altra cosa, niente più maglioni e stivali da volo alla mensa. Quando non volate porterete scarpe, camicia e cravatta. È chiaro? Nessuno di noi ha scarpe, camicia o cravatte. Ma solo quello che indossa. E come mai?
Abbiamo perso tutto in Francia. E non abbiamo perso solo questo. Metà dei nostri ci sono rimasti. Dovevamo arrangiarci per mangiare e dormire sotto le ali degli apparecchi. Ci sbattevano da un posto all'altro. Nessuno aveva il tempo di preoccuparsi di noi. Dovevamo andare in cerca di benzina per poter combattere. Poi ci fu la ritirata. Siamo tornati per miracolo in Inghilterra. E appena arrivati ci hanno mandato qui e si sono dimenticati di noi. La situazione non è migliorata. Migliorata? Potevamo anche restarcene in Francia. Sì, è proprio così. Va bene. Mi dispiace. Vi chiedo scusa per i miei appunti. Domani potrete andare tutti a Norwich a ordinare quel che vi occorre. Io garantisco il pagamento del conto, d'accordo? Grazie, signore. A parte il vestiario abbiamo richiesto pezzi di ricambio e utensili per gli apparecchi, ma non è successo niente. Come, non avete utensili? Crowley Milling ha un temperino. Va bene, ci penserò io. Signor West. Comandi. Quanti apparecchi abbiamo? 18 Arican nuovi. Come mai non c'è pezzi di ricambio? Persi in Francia. Ha fatto richiesta di nuovi? Signor sì. Il commissario dice che deve seguire la solita via. Ebbene? Beh, la via sembra che si sia intasata. Ah sì, eh? La stapperemo subito. Senta, è chiaramente stabilito dal paragrafo 2,4. Questi oggetti vengono distribuiti una sola volta. Tazza 1, coltello 1. Oh! Dove sono i pezzi di ricambio per la 101ª squadriglia? Mi dispiace, ma non posso darglieli subito. Ci vuol tempo. Per far cosa? Se lei sapesse quanti modelli bisogna... Al diavolo i vostri modelli, carte, cartacce e carta igienica. Voglio i miei pezzi di ricambio e li voglio subito. Mi dispiace, il regolamento dice che devi aspettare 3 mesi prima di poter iniziare qualsiasi... Faremo pratica. Un telegramma a Göring chiedendogli di non attaccarci per 3 anni. Ma senta un po'. Io voglio la mia roba e la voglio subito. Thomas, hai lavorato tutta la notte? Sì, sì. Hai fatto colazione? Sì, sì, grazie. Bravo. Stavo venendo da lei, comandante. I miei ragazzi sono in piena forma, ma i pezzi di ricambio non li ho avuti. Ho fatto questo fonogramma allo stormo. 101ª pronta a entrare in azione in quanto ai piloti, ma non pronta, ripeto, non pronta in quanto a equipaggiamento. Cosa? Santo cielo. Ma perché non me l'ha fatto vedere prima? Non volevo farle avere delle grane. Ma lei non poteva fare una cosa del genere. Ormai è fatta. Succederà l'inferno allo stormo. Anche al comando caccia, gli hanno mandato una copia. Credo che la sua squadriglia avrà un nuovo equipaggiamento o un nuovo comandante. Non saprei per cosa scommettere. Si faccia trovare quando il generale mi chiamerà. Signor sì, sarò nel mio ufficio. Gliel'ho detto anche stamani, è 5. Parlando seriamente. I manuali sbagliano la tattica di combattimento. I principi validi nell'altra guerra lo sono anche oggi, anche se gli apparecchi sono più veloci. Ricordate, chi ha il vantaggio della quota domina la battaglia, specie se viene dalla parte del sole. E chi più si fa sotto, più nemici abbatte. È desiderata al telefono dal comando caccia, signore. I pezzi di ricambio. Ci siamo. Bader. Parla il capitano Edwards. Che significa il fonogramma che ci ha inviato? Che questa squadriglia non è pronta finché non ho quanto ho chiesto. Può andare avanti con quello che ha. Non mi dica cosa posso fare, sono io che le dico cosa voglio. E finché non lo avrò, questa squadriglia rimarrà non pronta. Ripeto, non pronta. Pensi a tutte le grane che provoca. Ma questa storia ne procurerà anche a lei. Il comandante in capo è furibondo. Ah, basta. Questo si chiama parlare. Andiamo, vi offro una birra. Capo squadriglia Bader, il comandante in capo la sta aspettando. Grazie. Dunque, cos'è questa storia dell'equipaggiamento e il relativo fonogramma, Bader? Ho fatto tutto il possibile per avere i pezzi di ricambio. Ma se ci attaccano, la mia squadriglia sarà presto nella impossibilità di decollare. Allora sono ricorso a un estremo rimedio. Capisco. E le parole che ha rivolto ieri sera per telefono al capitano Edward, le trova opportune? Quella è stata una discussione tra due ufficiali di pari grado. Voleva spaventarmi dicendo che lei era furioso contro di me e mi ha seccato. Ha detto che ero furioso. Non voglio che gli ufficiali si facciano forti del mio nome o predicano le mie reazioni. Dopo mi chiami il capitano Edward. Sì, signor generale. L'invio di quel fonogramma è una grave irregolarità. Lei non può ignorare così le vie gerarchiche. Sì, sì. Di che ha bisogno esattamente?
Soddisfatto, signor West? C'è tanta roba da riparare tutti gli aerei del comando caccia, signore. Non li chiami mai più aerei, sono apparecchi, signor West. Mi scusi, apparecchi. Bene. Peter, fonogramma, copia al comando caccia. Sì, sì. Quadriglia 101 pronta per l'azione. Turner! Comandi. Raduni subito i piloti, si decolla fra mezz'ora per esercitazioni. Segno, sì. Chiamalo passeggero. Accidenti, se avesse ancora le sue gambe cosa farebbe? Andiamo. Richards, come sta? Buonasera. Sono felice di rivederla. Lo tenga d'occhio, una delle nostre ausiliarie si interessa a lui. Allora, sembra che sia cominciata. Lo credo anch'io. Non ho disdetto la festa perché non potremmo farne molto. Ha ragione, comandante. Mi scusi. Prego. Coraggio, ragazzo, allegria. Perché è così scuro? Stan, gli dia un buon gin. Ciao, cara. Ciao. È tanto che ti cerco. Mi ha telefonato la madre di Johnny Sanderson. È salvo. È prigioniero. Io lo sentivo. Grazie a Dio. Povero Johnny. Non ci vorrà molto prima che scappi. Scusami. Venite avanti. Grazie, signore. Il capo squadriglia Bader? Sì. Siamo assegnati a lei, signore. Mi chiamo Jones. Ben arrivato. Grazie, signore. Il sottotenente Nicholson, signore. Ben arrivato, Nicholson. Grazie, signore. Stan, due colleghi, John e Nicholson. Entrate, ragazzi. Vi offro da bere. Ci vediamo più tardi, eh? Coraggio, venite con me. Grazie. Come sono giovane. Non ti preoccupare, li terrò d'occhio. E chi terrà d'occhio te? Non sei mica immortale, sai. Thelma Bader, ho un motore davanti a me, una corazza di dietro e gambe di latta sotto. Dove diavolo possono colpirmi? Centunesima squadriglia. Ispezione alle 5. Ci siamo. Ci chiederanno rinforzi per il sud da un momento all'altro. Operazione. Sì, signore. Centunesima. Tutti a bordo! Astore Rosso 1, qua timoniere, rotta 190. Attenzione, più di 70 aerei nemici dirigono sul North Wheel. Va bene, siamo pronti a riceverli, passo. Astore Rosso 1, nemici dovrebbero essere nella vostra zona. Non vedo nessun apparecchio qui intorno, passo. Astore Rosso 1, nemici dovrebbero essere vicinissimi, incrociate sul North Wheel. Non mi conviene, dirigo ad ovest per mettermi il sole alle spalle, passo. D'accordo, Douglas, speriamo bene. Ci mettiamo a un bel rischio.
Ancora a sinistra, sezione verde, attaccate il gruppo più alto. Buttiamoci al centro della formazione. Ne hai uno in coda! Scacciati! Scacciati! Invece l'altro l'ho preso proprio di coda. Puoi segnarmi 209, sicuri? Bene. Com'è andata? 12 sicuri, parecchi altri probabili e neanche una bomba su tutto il North Wilton. E noi nessuna perdita, è quel che conta. Lake Mallory, capo. Magnificazione, Bader. Grazie, signore. Vorrei aver avuto più caccia. Non le basta il comando di una squadriglia? Non volevo dire questo, ma se avessimo avuto il triplo di caccia ne avremmo abbattuti il triplo. Avevamo tutto in favore, quota, sole, ma eravamo pochi. Come avrebbe condotto, diciamo, tre squadriglie? Generale, come una sola. Avrei preso la migliore posizione e poi attaccato. Lo scopo di volare in formazione è di portare un certo numero di caccia insieme nello stesso posto. Iniziato il combattimento, ogni pilota deve arrangiarsi da solo. Avrei preferito iniziarlo con 36 apparecchi anziché con 12, questo è tutto. Sono d'accordo con lei. È una buona idea. Applichiamola. Dia ordine che la decima e la 302 volino con la 101 in futuro. Signor sì, chiamerò i capi squadriglia per gli accordi. Naturalmente Bader condurrà con la 101. Signor sì. E gli diano meno noie possibili da terra. Signor sì. Grazie. E ora parlerò con i piloti. Un paio di buchi nella fusoliera, gli strumenti fracassati e il posto di comando pieno d'olio. Voglio l'apparecchio pronto fra mezz'ora. Ma ci vorranno almeno un paio di giorni. Non scherziamo, ho detto mezz'ora. Mi dispiace, ma anch'io ho le mie responsabilità. Va bene, signor West, ma faccia il più presto possibile. A momenti bucavano anche lei. Oh, per un pelo. Comincio a diventare imprudente. Ciao, Woody. Allora, come è andata? Non tanto bene questa volta, abbiamo decollato in ritardo. Ho dovuto attaccare in cabrata e naturalmente i nemici erano in vantaggio. Si vede che te la sei passata brutta. Sì, ma dovevi vedere quell'altro. Ah, l'hanno abbattuto. Bene. Capisci, Woody? Se potessimo decollare prima ed aspettarli già in quota, l'avremmo in pugno il combattimento. Mm-hmm. Se andassi su con 5 squadriglie farei qualcosa di buono. Il generale verrà qui domattina. Parlagene, appoggerò la tua proposta. Buona idea, grazie. La nuova tattica di Douglas si dimostrò così efficace che ben presto gli condusse al combattimento un'unica formazione di 5 squadriglie, formazione che divenne nota come il gruppo di Doxford. La sua allegra sicurezza in volo infondeva coraggio ai giovani piloti che per la prima volta partecipavano a un volo di guerra. Pronto Douglas, formazione nemica dirige vostra zona con rotta nord. Oh Woody, mi vuoi fare un favore? Avrei dovuto giocare a dama con Peter fra un'oretta. Dagli un colpo di telefono e avvertilo che tornerò un po' più tardi. Ora non ho tempo. Ma non puoi trovare un minuto, non devi fare altro che prendere uno dei 1000 telefoni che hai davanti. Su, coraggio, sii gentile. Va bene, non posso perdere delle ore a discutere con te. Ed ora vogliamo tornare alla guerra?
primo di ottobre Hitler aveva rimandato l'invasione alla primavera seguente. Hitler, l'invincibile, aveva subito la sua prima sconfitta. La battaglia d'Inghilterra era terminata. Douglas, il suo gruppo è stato magnifico. Ne ha battuti 150, vero? 152, generale. Grazie. Oh, grazie, Tony. Prego. Le piacerebbe essere comandante di gruppo? Se potessi continuare a volare, ne sarei molto lieto. Bene. Abbiamo in progetto di attaccare il nemico in Francia la prossima estate e stiamo costituendo dei regolari gruppi da caccia. E io resterei qui. No, lei andrà a Tangmer. Con la mia squadriglia? No, avrà il comando di 3 squadriglie di Spitfire. Non vorrà toglierci il nostro capo. Come dice? Incroceremo le braccia se ci... Turner, smetta di infastidire il generale con la pipa. Ah, scusi. Ne prenda un altro. Oh, grazie, dottor. Generale, se non posso portarmi la mia squadriglia, preferirei restare qui. Lei eseguirà gli ordini. Signor, sì. Douglas. Benvenuto a Tangmere. Ah, oh, se sapevo che c'eri tu qui, ci pensavo due volte prima di venire. Ma il vecchio non ti ci ha lasciato pensare. Là c'è il tuo ufficio. Cartofi, Stipate fino al soffitto. Non ti sarai mica illuso di continuare a startene tutto il giorno a spasso per il cielo, no? Beh, a più tardi. Grazie, Woody. Guarda, guarda, che ci fate qua? Siamo 3 banditi in cerca di un posto. Ah, e vi ho richiesto io. Mi deve mancare qualche rotella. Avanti! Sergente, lei chi è? Sergente William, signore. Che incarico ha? Segretario, comandante. E questa roba? Pratiche da evadere. Ah, sì? Ecco fatto. C'è altro? Signor, no? Bene. Ora occupiamoci della guerra, vero? Cosa c'è in pentola? Un'incursione su Rouen, obiettivo la ferrovia, bombardieri con caccia di scorta. No, mi dispiace, devi aver sbagliato il numero. Oh, Douglas! Ciao, cara. Oh. Hai fatto così tardi. Ti ho preparato del caffè, vieni. Grazie. Ho perso 3 piloti oggi, ragazzi di primo ordine. Se potessi... Ah, non so. Sai bene che non è colpa tua. Non puoi fare più di quello che fai. Hai compiuto più missioni tu che tutti gli altri messi insieme. Non puoi continuare così. E chi lo ha detto? Il generale per primo. Wood l'ha parlato con lui. Pensa che ti dovresti prendere un po' di riposo. Perché? Sono in forma. Terminerò la stagione. Sembra che tu parli del campionato di calcio. Ma perché non vuoi andare in licenza? Perché il gruppo ha bisogno di me. E se ti uccido non dovrà fare senza di te. Senti, andiamo per un paio di settimane in Scozia. Potrai giocare a golf finché vuoi. No. Ci sono dei magnifici campi. I migliori campi del mondo, sai, sul mare. E li troverai molto più difficili di quelli inglesi. Bene, ci penserò. No. Stavolta devi pensare un poco anche a me. 2 volte al giorno vi so a 5.000 metri sopra la Francia e so che probabilmente non tornerete tutti. E penso che un giorno o l'altro toccherà a te. Anch'io ho necessità di un respiro. Pochi giorni in cui essere certa che tornerai per la cena. Farebbe bene anche a te. Sì, ci andremo. Quando, Douglas? In settimana. Promesso? Sì. Tocca legno. Senti, non credermi egoista, ma... un eroe morto non è più utile neanche alla RAF. Ormai tutti i componenti del gruppo erano convinti che Douglas fosse invulnerabile e la sua presenza sembrava rendere invulnerabili anche quelli che volavano con lui. Si cominciò a credere che il nemico non l'avrebbe mai abbattuto. Vecchio cane a tutti, apparecchi nemici di prora a sinistra. Diamoli addosso! Attento, si coda! Che bombe hai? Si
Non ha detto una parola in tutto il pomeriggio. Cosa ne pensa? Meglio non farsi illusioni, Thelma. Ormai avremmo dovuto sapere qualcosa. Sono desolato. Non c'è speranza. Pronto, sì. Sì. Dov'è? Sì. Grazie, Woody. Douglas è prigioniero. Oh. Evviva! Vedi che ti sbagliavi. Io mi sbaglio sempre, lo sapete. Dove? Come? Woody non lo sa. Ma i tedeschi hanno chiesto di gettare un'altra gamba. Ci penseremo noi. No. Ha detto che la porterà un elicottero della Croce Rossa. Io lo sentivo. Che non poteva essere morto. Oh, bonjour, Lucille. Bonjour, commandant. Merci. Che cos'è? Ah, questo è un bel passo avanti. Ora ti ci vuole un vestito, una corda e un po' di fortuna. Ha tutto ciò che desidera? Tutto no, dottore. Ho riavuto la mia gamba, ma... ma non posso andare mica in giro in camicia da notte. E perché no? È molto imbarazzante per le infermiere. Ma è il regolamento. Lo so, ma non può fare un'eccezione nel mio caso? E poi sono invitato per il tè all'aeroporto. Forse nel suo caso si può anche fare. Va bene, allora le farò riportare i suoi vestiti. Grazie, dottore, molto gentile. Davvero? Sì, lei venga con me. Manca solo la corda. Ehi, le lenzuola basteranno. Le ho prese tutte. È una cattiveria averle prese anche a lui, ma come potevo fare? Non se la prenderà, gli racconterò tutto. Non te ne dimenticare. Ciao. Ma se lo sentono sono fregato, manderanno un'infermiera. Pensato al coprifuoco. Il coprifuoco.
Monsieur de Glacere? Oui. Io sono Gilbert Petit, vite, par ici. Non sarà facile, monsieur. Dobbiamo fare 3 chilometri, se la sente? Ce la farò. Andiamo. Bisogna essere prudenti, monsieur. C'è anche il coprifuoco. Andiamo. Tedeschi. Mi faccia appoggiare. Sulle mie spalle, monsieur. Oh, grazie. Ça a été très difficile. Ses jambes lui font mal. Venga a sedersi qui, su questa poltrona. Gilbert, il faut partir. Si sente meglio, monsieur? Sì, madame. Grazie per il suo unguento. Mi ha dato un gran sollievo. Bien. Ho paura per lei. Se mi trovano qui, possono anche fucilarla. Dovrei cercarmi un nascondiglio fuori. Non la troveranno. E stasera, quando sarà buio, mio genero la condurrà presso altri amici. Su, beva il suo caffè. Merci, madame. Le broche! Mets l'eau sur la paille! Venez, monsieur! E va bene, fermo, fermo! Ihr müsst anständig geguckt haben, ihr Idioten! Wir haben alles versucht, Herr Feldwebel! Avete vinto. Signor Comandante, l'abbiamo preso. A quanto sento, lei è un poliglotta. Ho girato il mondo per anni, in lungo e in largo, prima della guerra. Gli abitanti della casa non sapevano che ero qui. Oh, sì, naturale. Dopo di lei, prego. Si va di nuovo in ospedale? No. Prima al comando e poi a Saint-Omer. E di là, in Germania. Die beiden auch. Ja, ja. Ho detto che loro non c'entrano. No, li portiamo con noi solo per un piccolo interrogatorio. Monti su, prego.
toglieremo le gambe finché non sarà al sicuro in un campo della Germania. Di là non scapperà. In realtà, riuscì a fuggire altre due volte nei 18 mesi che seguirono. Douglas fu trasferito da un campo di prigionieri all'altro, finché inevitabilmente finì al castello di Golditz. E là ebbero termine i suoi 4 anni di prigionia, una mattinata di primavera del 1945. Ehi, sono arrivati! Ci sono gli americani! Sono felice di vederla, colonnello. Ti sa dire se ci sono Spitfire qui nella zona? Vorrei fare un voletto prima di arrugginirmi. Per quel che ne so, le squadriglie inglesi operano al nord. Oh, grazie. Torno subito. Ma non ne ha avuto abbastanza? Perché non dimentica la guerra e torna a casa? Avvertita del tuo ritorno. Sono venuto il più presto possibile. Pensavo di farti una piccola sorpresa. Oh, una piccola sorpresa. Oh, caro, stai benissimo. Uffo, stavo per dirti la stessa cosa. Io... non trovo una cosa da dire. E ce ne sono tante. Neanche io. Ci verranno in mente, vedrai. Sì, abbiamo tanto tempo. Tutto il tempo del mondo. Veramente non lo so, la guerra non è finita. Ma per te sì, amore mio. Oh, Douglas, ti prego. Senti, di questo ne riparleremo più tardi, eh? Oddio, non ne hai avuto abbastanza. Sono ancora nella RAF e c'è ancora la guerra in Oriente. Potrebbero avere bisogno di me, è un dovere il mio. Thelma, sai una cosa? Mi ero dimenticato che bella ragazza sei. So che qualsiasi cosa dica non serve. Farai lo stesso quello che vuoi. E così Douglas non fece altri voli di guerra. Ma il 15 settembre 1945, nel quinto anniversario del giorno più glorioso della battaglia d'Inghilterra, 300 apparecchi dovevano partecipare ad una trionfale parata. In testa, 12 superstiti della battaglia. Alcuni dei pochi rimasti avrebbero volato ancora una volta su Londra, la città che avevano così valorosamente difeso. Li guidava il colonnello della RAF, Douglas Bader. Generale. Salve, Bader. Ricorda il maggiore Crowley e Milling? Come va? Generale. Il tenente colonnello Turner. Buongiorno, generale. Oh, Johnny, ti vorrei con noi. Meglio così. Forse saremmo capaci di picchiare sul palco delle autorità. Mi aspetti qui finché torniamo? Naturale. È un gran momento. È un gran momento. È ora di decollare. Non fare acrobazie questa volta. Arrivederci. Sarò qui fra un'ora. Noi andiamo, generale. Bene, a più tardi. Grazie. Andiamo? È una storia del coraggio. Non esiste una fine perché il coraggio non ha fine. È la storia di un uomo reso famoso dalla guerra, ma per il quale la guerra non fu che un episodio di una più grande vittoria, conquistata nel silenzio e nella sofferenza. La vittoria dello spirito di un uomo che dal disastro seppe creare nuove forze e nuove speranze.